Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava per città e villaggi insegnando, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Rispose: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non vi conosco, non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli dichiarerà: «Vi dico che non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi li cacciate fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi, e alcuni tra i primi che saranno ultimi». Con queste parole Gesù fa capire che non è questione di numero, non c'è il numero chiuso in paradiso, ma si tratta di attraversare fin d'ora il passaggio giusto, che questo passaggio giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema, nel senso che per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo, è una porta stretta, perché è esigente. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo.